Buongiorno al vicepresidente della WISP, Tiziano Pesce, che torna a trovarci. Buongiorno Tiziano. Buongiorno Ugo, buongiorno a tutti i tuoi ascoltatori e grazie dell'invito. No, grazie a voi che accettate il nostro invito, perché in questo momento in cui lo sport si è fermato, perché guarda, la prima pagina della Gazzetta dello Sport e più di tante cose dice lo sport si ferma, viva lo sport, ma lo sport è fermo, perché poi stavamo controllando, credo ci sia ancora in atto una gara, forse in Azerbaigian, di ginnastica. Che non hanno fermato, e naturalmente un abbraccio a tutti quelli che si trovano a competere, italiani e compresi in primis, però veramente lo sport si è fermato, ma non si ferma quelli che sono i valori, non si ferma naturalmente quelli che sono i valori dello sport, non si fermano quelli che sono i valori dello sport, e non si ferma anche il voler far già programmazione sul dopo, no? E allora la lettera aperta proprio che la WISP, Sport per Tutti, ha fatto, lo sport con la richiesta di interventi concreti, perché naturalmente c'è un costo a fermare tutto, è giusto fermarlo per la salute, ma c'è anche da fare una riflessione, giusto Tiziano? Sì Ugo, grazie veramente di partire da questo spunto, perché è un po' la centralità del ragionamento nostro a livello di presidenza nazionale, di giunta nazionale. Noi nei giorni scorsi abbiamo fatto ovviamente in via telematica un incontro di giunta nazionale proprio per ragionare non solo dell'emergenza ma soprattutto di questi temi che sottolineavi. Sono ovviamente giorni, saranno settimane difficili per tutte e per tutti, per tutti gli sportivi ovviamente, non solo per tutti i cittadini, ma lo sport che mancherà milioni di persone in questo paese, speriamo solo per poche settimane, mette in evidenza dei problemi grandi. Ci sarà ovviamente un impatto molto importante di questa crisi su tutto il comparto economico, ma ci sarà, lo stiamo già vivendo, un impatto economico negativo molto importante, ahimè, anche sul mondo dello sport e soprattutto su decine di migliaia di famiglie. Noi l'abbiamo proprio sottolineato in questa lettera aperta che citavi, a firma del nostro presidente nazionale Vincenzo Manco. Noi in queste ore, in questi giorni, abbiamo proprio a cuore la situazione di veramente tantissimi istruttori, sportivi, insegnanti, educatori e tante figure che da sempre noi abbiamo difeso denunciandone la precarietà, rivendicando interventi legislativi che potessero garantire loro le tutele necessarie. Parliamo quindi di persone che nell'ambito del sistema legislativo italiano hanno rapporti di collaborazione sportiva con associazioni e società sportive, con livelli anche territoriali degli organismi sportivi stessi, a partire dagli enti di promozione sportiva, dalle federazioni sportive, che non hanno appunto tutele e che ci auguriamo, questo è l'auspicio forte, in questi giorni appunto abbiamo alzato la nostra voce sino a governo, Parlamento, attraverso tutte le interlocuzioni possibili che abbiamo potuto mettere in campo, affinché appunto il governo, col ministro Spadafora in testa, impegnino già, diciamo, da questi primi atti normativi. C'è molta attesa per, diciamo, il decretone di oggi, che a fianco delle tutele che ci saranno per i lavoratori, anche per i lavoratori autonomi, per le partite IVA, ecco, ci sia un'attenzione anche a tutto quel mondo che per ora, diciamo, fiscalmente è racchiuso in un articoletto del testo unico delle imposte sui redditi come redditi diversi, ma sappiamo che ci sono appunto decine di migliaia di persone che fanno di quel lavoro sportivo anche il sostentamento proprio della propria famiglia. Assolutamente, perché poi sono quelle figure, lo ricordiamo sempre in questo particolare spazio della nostra trasmissione del sabato mattina, lo sport di base e quant'altro, sono quelle persone che incontriamo appunto quando portiamo i nipoti, ormai posso dire io così, piuttosto che i figli, no, a far sport, e c'è l'istruttore. Tante persone naturalmente lo fanno in modo a livello di volontariato, ma ci sono tante persone anche che giustamente hanno una professionalità che deve assolutamente essere riconosciuta e che in questo momento non fa, tra virgolette, stipendio, non fa paga. Assolutamente così, ci sono veramente decine di migliaia di persone di tutte le età, ci sono tantissimi giovani, tantissimi laureati in scienze motorie che arrivano dai percorsi dell'ex ISEF, tantissimi veramente, come dicevi, professionisti, ecco, dello sport con grandi competenze, che hanno seguito, sostenuto, superato anche corsi formativi molto importanti all'interno appunto
del percorso degli organismi sportivi nazionali, ma che appunto per la legge di questo paese, che ancora oggi non dà una definizione di sport, di fatto sono tutto quello che è negazione del professionismo e sono dilettanti. Sì, e non è sicuramente d'aiuto, specie in questi momenti, sicuramente inediti, sicuramente particolari, che hanno bisogno di interventi altrettanto inediti e particolari. E come diceva il vicepresidente della WISP Tiziano Pesce, stiamo a vedere che cosa deciderà il governo, c'è bisogno ora in emergenza, poi a bocce ferme, di ripensare proprio tutto quello che è il comparto dello sport, che va sì dal professionismo ma anche inizia con lo zoccolo duro importantissimo dello sport di base. Tiziano Pesce, grazie per essere stato questa mattina con noi. 20 secondi ci tolgono dalla linea, ci aggiorniamo, rimaniamo in contatto, perché ci piace fare comunque sempre questa bella famiglia dello sport, anche e soprattutto durante la vicenda coronavirus. Grazie Ugo, sempre a disposizione, grazie ancora, complimenti per le tue trasmissioni.